perché nessuno li ha imparato, vabbè, tanto senso si capisce. In questo video parleremo dell'Homo sapientino, quel ramo dell'evoluzione umana che quando ha torto sul web attende magari un errore ingenuo dell'interlocutore per interrompere il discorso con un secco che comunque prima impara a scrivere in italiano. Come sappiamo tutti, la lingua è un sistema vivo e in continua evoluzione. Quello che ieri era considerato errore, magari oggi è diventato la regola. Da cosa dipende? Da quanti trasgrediscono quella regola. Un piccolo esempio. Un tempo era corretto dire Sì, è piovuto. È piovuto. Poi, quando in molti hanno iniziato a dire È piovuto, sì. L'Accademia della Crusca l'ha considerato corretto. Per vedere come si sarebbe evoluta la lingua se non avessimo trasgredito le regole, siamo in collegamento col più antico linguista esistente, direttamente dal Paleolitico. Signor New, lei è il più antico linguista della storia. Ci può dire il modo più corretto per dire mela? New. Beh, e libro, ad esempio, come si dice libro? New. Molto interessante. È più corretto dire è piovuto o ha piovuto? Lo sospettavo, sì. Quindi, caro Homo sapientino, ora hai uno strumento in più per uscire da una conversazione indigesta, facendo comunque una bella figura da uomo di cultura quale sei. Quando non sai più come argomentare, puoi scrivere Niuuu!